raccolto dagli applausi di quella porzione di pubblico. Ecco Niang, palla su di Dak, lo scambio ancora con il tacco per Niang, pallone tagliato dentro, arriva Traoré e c'è il gol di Bakaya Traoré. E dunque è suo il primo gol di questa amichevole, segna proprio Bakaya Traoré, giocatore che in amichevole, l'avevamo detto nel corso della settimana, generalmente non perdona. Bel pallone però tagliato dentro da Niang, questo è il suo ruolo di trequartista in pratica, va a fare pressing da alla destra pura. E ancora porta i suoi frutti questo pressing del Milan, perché mette in seria difficoltà la pergolettese, alla fine sbaglia Steni, arriva il gol da parte di Urbi Emanuelson, grosso pasticcio da parte della difesa della pergolettese. Dicevamo interessante però questa soluzione del pressing rossonero che sposta in pratica il trequartista Urbi Emanuelson in questo caso sulla destra, a mettere subito pressione ai tre giocatori della difesa della pergolettese. Azione del Milan, Traoré che può andare dentro da Robinho, Robinho al limite, a giro, bello il gol di Robinho, bella tutta l'azione del Milan. Molto bello questo terzo gol del Milan, concluso magistralmente da una grande conclusione di Robinho, a giro, piazzata sul palo lontano dal limite dell'area. Una bella azione da sottolineare da parte di tutto il Milan, che si è mosso molto molto bene negli... In avanti per Petagna che prova ad andare via con il fisico, ancora Petagna, l'uno contro uno, Petagna in area, Petagna fino in fondo, Petagna, la palla dentro, poi resta lì e arriva il gol di Kevin Prince Boateng, che ha seguito l'azione, è andato a rimorchio. Buona il tentativo di chiusura in difesa in scivolata da parte di un difensore della pergolettese, pallone che però è arrivato tra i piedi di Kevin Prince Boateng, che da lì non poteva sbagliare. Per il 4-0 del Milan mette il suo nome deciso, va sul dischetto Andrea Petagna. Vediamo se sarà proprio lui a battere questo calcio di rigore. Proprio così sarà. Andrea Petagna dal dischetto. Parte Petagna, la conclusione, la parata, poi la palla che resta lì, Petagna la riesce a mettere in rete per il gol del 5-0. È stato non perfetto per quanto riguarda la battuta del calcio di rigore Petagna, è stato però molto bravo, molto attento, molto pronto a tornare sul pallone in occasione della respinta corta da parte del portiere.